Dal puro divertimento all'esplorazione estrema, il tuo riferimento è Eligio Romano Ferrino Store, via Piano d'Ardine 15 a Tripalda. Signor Michele, allora, per questo Natale realizziamo una bella cesta casereccia, prodotti tipici locali, iniziando da questo magnifico pezzo di pane. Questa è una pagnotta di pane di Montecalco. E iniziamo con una bella pagnotta di pane, che l'accettano tutti quanti. Poi il formaggio della zona. Spieghiamo bene che formaggio è, c'è anche del piccante. Sì, questo l'ho preparato io, come... c'è un po' di piccante, origano, un po' di pepe, e olio di oliva, e l'ho messo a macerare per un paio di mesi. All'interno c'è la cuccia, all'interno, come si usciva una volta, mi sono perse. Quindi una caciotta prelibata. Sì. Continuiamo con prodotti locali. Poi, le noci. Le noci, queste delle noci locali che li raccoglie mio padre nel suo terreno a Valle Rogo. Sono delle noci, anche se sono scure, però all'interno sono bianchissime, e che oggi effettivamente nei negozi se ne trovano poco di questi prodotti qua a formaggio. Poi ci mettiamo un pezzo di capicollo, questo dei nostri salumifici della zona, sempre di Ariano Irpino, bel prodotto rosa, un filo di grasso che rende la carne morbida. Eccellente, come caciocavallo immancabile. Non poteva mancare il caciocavallo, che ci mettiamo un pezzo di caciocavallo sottovuoto, che uno se lo vuol tenere un po' in più lo può anche lasciare in frigorifero. E ci mettiamo anche il caciocavallo intero. Questo qua è un altro pezzo che della zona nostra, salsiccia che faccio io. Però questi prodotti qua sono prodotti particolari, già come abbiamo fatto questo cesto stiamo sui 50 euro, però è un cesto da... è un signor cesto. Sì, questo qua, sì, 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 sì. Ci sono tante persone che già me l'hanno ordinato questi cesti e fortunati che arrivano. Pane e sausicchio, le mangiare.